Pensi che Airbnb sia destinato a scomparire? Viaggio spesso e con Airbnb viaggiare è diventato più facile. Trovare un alloggio è un gioco da ragazzi, location fantastiche e prezzi tutto sommato accettabili. Oggi però Airbnb è sotto accusa da parte degli host perché ha cancellato tutti i booking proprio per evitare la diffusione del coronavirus, non rispettando però le policy di agreement. Adesso non ti voglio parlare delle policy e di come funziona Airbnb perché non è lo scopo di questo video. Ti voglio però parlare di Airbnb e come il coronavirus ha messo in discussione un modello di business che sembrava indistruttibile, solido e dove tutti, o più o meno tutti, avevano l'opportunità di fare soldi. Ma in realtà oggi sei con zero booking proprio perché questo modello di business non sta funzionando. La colpa non è di nessuno. Ci dobbiamo abituare all'idea che eventi catastrofici tipo questi possano accadere. Apri gli occhi però e focalizza le tue energie e budget nel costruire una community tua personale, dove tu sei il leader e hai il pieno controllo sugli eventi. Riflettendoci bene, stavo pensando che se la tua idea di business è quella di lavorare esclusivamente con Airbnb o piattaforme simili, beh, ti dico che stai sbagliando strada, non è una soluzione che può funzionare a lungo termine. Ti ricordi Blockbuster? Sembrava indistruttibile, era la catena di negozi dove potevi affittare le videocassette, se non mi sbaglio. Ma con l'arrivo di Netflix le regole del gioco sono cambiate e Blockbuster è sparito in qualche mese. Sinceramente, penso che tu debba valutare l'idea di trovare clienti usando strade alternative e soprattutto staccando questo cordone ombelicale che ti lega a piattaforme come Airbnb, perché come avrai capito non hai controllo sugli eventi. Ed ecco perché oggi sei incazzato perché non hai le prenotazioni. Se adesso ti stai chiedendo come fare, ti voglio spiegare esattamente per filo e per segno in che modo puoi risolvere questo problema. Ho 5 consigli. Aspetta e continua a seguirmi. L'errore che molti Airbnb host hanno fatto in questi anni è che, tipo te, ti sei cullato sul fatto che lavorare con Airbnb è facile. Uploadi le tue properties, Airbnb ti assicura un traffico, si occupa delle transazioni, carte di credito, pubblico internazionale. Risolve parecchi problemi che ovviamente sono abbastanza noiosi da risolvere. È un dato di fatto, hai perfettamente ragione, ma sono convinto che tu non hai mai pensato a quelli che potessero essere gli effetti negativi di questo rilassamento. E come hai notato, questo virus del cazzo ha messo in discussione il modello di business di Airbnb. Hai capito che non funziona? Hai capito che c'è qualcosa che non va? Hai capito che oggi non puoi fare soldi? Zero. Adesso è arrivato il momento di rimboccarti le maniche e di cambiare pagina, altrimenti mi dispiace tanto, ma sei destinato a scomparire e non fare più business. E scommetto anche che almeno una volta nella tua vita hai pensato: ma a cosa mi serve un sito web? Tanto uso Airbnb. Ho fatto un corso di digital marketing, posso gestire social da me stesso. Che ci vuole? Perché spendere soldi per le ads? Costa troppo, posso trovare soluzioni alternative. Ma come faccio senza piattaforme come Airbnb a trovare clienti? È difficilissimo. Non parlo bene inglese. Come faccio con le lingue? Sono una frana. Ma secondo te sto esagerando oppure ti ritrovi in quello che sto dicendo? Adesso però ti voglio dire come fare a risolvere questo problema e ho 5 consigli pratici che devi assolutamente mettere in pratica. Numero 1, devi assolutamente creare un sito web fatto bene. E se già ce l'hai e ti rendi conto che fa schifo, rifallo. È importante che le persone possano prenotare attraverso un'email, attraverso PayPal, attraverso WhatsApp. Non devi fare nulla di così particolare. L'importante è che migliori la tua presenza online. Numero 2, devi assolutamente comunicare meglio attraverso i social. Se hai capito che non sei bravo, se hai capito che il corso online che hai fatto non è servito a nulla, delega. Trova qualcuno che fa questo per lavoro e lo sa fare bene. 3. Lavora su offerte e promozioni. Alle persone piace sfruttare le occasioni. Io personalmente, ogni qualvolta che viaggio, sono sempre alla ricerca di un'offerta da non perdere. Funziona così. Se non hai capito che devi lavorare in questo modo, il tuo business è destinato a sparire in poco tempo. Ti consiglio di usare Pinterest, un ottimo motore di ricerca dove trovare l'ispirazione giusta. 4. Se hai dei clienti preferiti, ad esempio ti piace lavorare con i giapponesi,
Ma perché non investi parte del tuo budget e delle tue risorse sul mercato giapponese? Se non sai come fare, perché non parli il giapponese, non conosci bene il loro modo di comunicare, eccetera, eccetera, ancora una volta usa Fiverr e trova qualcuno che sia esperto in materia. Ce ne sono tanti, fidati. 5. Investi sulla formazione. È importante che tu, come imprenditore, devi sviluppare delle competenze proprio per capire se le persone con le quali stai per lavorare hanno le competenze giuste oppure ti stanno per fregare. La lezione che sto imparando da questa brutta avventura, ma che in parte già sapevo, è che bisogna avere il giusto mindset per fare business. Devi essere veloce nel decidere e soprattutto action. Se c'è qualcosa che sta andando male, volta pagina. È fondamentale diversificare il proprio business proprio per assicurarsi più entrate da varie direzioni. E ti faccio un esempio: hai il tuo website, lavori con Airbnb, lavori con Booking e con altre piattaforme simili. Mettiamo caso che in futuro Airbnb e Booking vanno giù, zero booking, zero prenotazioni. La tua piattaforma continuerà ad esistere, continuerà a lavorare, perché sei tu che hai il pieno controllo della tua piattaforma, sei tu che decidi le policy, sei tu che decidi in che direzione andare, sei tu il leader di quella piattaforma. Un'ultima riflessione, e forse quella un po' più cattivella, ma secondo me rispecchia la realtà dei fatti, è che la stragrande maggioranza delle persone che oggi hanno incentrato il loro business attraverso Airbnb purtroppo falliranno. E se pensi che io stia dicendo una cazzata, ancora una volta ti suggerisco di leggere che cosa è successo a Blockbuster. È un copione già visto. Se il mio messaggio ti è arrivato, se hai capito che devi essere indipendente e costruire una tua community dove tu sei leader, allora avrai ottime possibilità di avere successo. Non importa se hai una casa o 100 proprietà. Se invece stai pensando che io stia dicendo una cazzata o sto esagerando, mi dispiace dirtelo, ma il tuo business in pochi mesi sparirà, esattamente come è successo a Blockbuster.